Bella sera ragazzi, bentornati sul canale del GTF Clan, qua è GTF Dreamy che vi parla. Oggi ragazzi, in gameplay che state vedendo di sottofondo si tratta di 77 gunstreak realizzate in gruppo da due dal nostro GTF Tarn nella mappa Nuketown. Tarn, signori, utilizzava un VMP, non so con cosa fosse equipaggiato, ma suppongo calcio, caricatori aumentati e rapidi. Ma se volete sapere maggiori informazioni riguardante classe, gameplay o qualsiasi cosa voi vogliate, scrivetelo tranquillamente qua sotto nei commenti, che sicuramente o io o Tarn o Gabriel o qualche altro membro del clan vi sapremo dare una risposta. Oggi ragazzi sono qua tornato a commentare sul canale della GTF Clan dopo tantissimo tempo, più che altro perché come sapete stiamo facendo veramente tanti streaming, comunque in quali sono praticamente sempre presente. E niente, quindi per appunto questa mancanza tra virgolette di video durante il giorno, vabbè adesso stanno tornando come potete constatare anche voi. Sono stato assente per appunto tutto questo periodo, però adesso che Gabri appunto ha deciso di reinserire il video al giorno sarò molto più attivo. Oggi signori sono qua a parlarvi della leggenda di GTF Citofono, ovvero io, e di GTF Spugna, ovvero Sira. Allora inizierò con la mia storia, perché comunque quella di Sira è semplicemente un aneddoto e quindi diciamo che occorre meno tempo per spiegarlo. Perciò quindi se non vi interessa proprio la mia storia, skippate a fine commenti che troverete sicuramente quella di Sira. Allora ragazzi, perché tutti mi chiamano GTF Citofono? Da cosa nasce questo nome? Allora, praticamente io qualche mese fa ho comprato un nuovo microfono della Trust Gaming. E praticamente questo microfono, diciamo, lo utilizzo per fare i commentary, cioè da qualche mese lo sto utilizzando. Solamente che praticamente, ragazzi, questo microfono fa un po' schifo, ecco, diciamo che non è proprio il massimo, mi è costato 20 euro. Inizialmente, signori, le prime registrazioni andavano veramente bene, infatti ero abbastanza sorpreso anche io della qualità perché sembrava andasse proprio perfettamente. Però piano piano, signori, durante i vari giorni con l'utilizzo, ragazzi, andava veramente scemando ogni registrazione. Ho provato a staccare e riattaccare, eccetera. Una volta che ho registrato un commentary, che poi è quello incriminato che vi racconterò dopo, praticamente appunto la voce si sentiva proprio come un citofono, appunto da qui GTF citofono. E niente, quindi praticamente diciamo che è la colpa del mio appellativo, è colpa appunto di questo microfono che che cazzo dico abbiamo, ho comprato. Dovevo prendere il Samsung Meter, però poi alla fine avevo deciso di prendere questo perché costava 30 euro meno, in più era in offerta, quindi ho pensato che fosse un buon acquisto, che poi in realtà diciamo non lo è stato. Praticamente appunto come vi dicevo qualche secondo fa, un giorno registrai un commentary. Praticamente quest'ultimo pensavo fosse basso perché dalle onde tipo radio, che non so quando vedete quando registrate tipo con Audacity o roba del genere, tipo era bassissimo, no? E quindi tipo quando lo avevo editato su Camtasia avevo tipo alzato tantissimo le onde del volume, quindi avevo alzato la voce a un livello troppo alto. Quindi quando facevo praticamente un acuto si sentiva la mia voce sfasare completamente. E perciò appunto Gabri scrisse sul gruppo del clan, questo commentary sembra registrato con un citofono. Da lì comunque tutti i membri avevano iniziato a chiamarmi GTF Citofono e quando entravo nella streaming appunto continuavano a utilizzare questo appellativo. Perciò comunque tutti i fan hanno iniziato a dire GTF Citofono, tutti i membri hanno iniziato a dire GTF Citofono, ormai per la community italiana io registro commentary col citofono. Adesso vabbè tipo sto riregistrando questo commentary perché me ne è uscito un altro da citofono, sempre con quel microfono di merda, diciamo che ormai non gli do più una speranza e torno al mio vecchio metodo, ovvero iPhone e cuffiette. E niente, vabbè, questa più o meno è la storia, signori, non era lunghissima. Praticamente alla fine è tutta colpa di un commentary che magari poi un giorno Gabri vi metterà, adesso non lo so perché, diciamo che ne andrebbe un po' a discapito della qualità del clan. Mentre quella di Sira, signori, è molto semplice, GTF Spugna perché praticamente Sira ha sempre difeso il fatto che lui si lava sempre, sempre, sempre con la spugna. Anche proprio la più minima sporcizia lui la lava con quest'ultima. Solamente che lui pensava che tutta la community facesse la stessa cosa. Ma in realtà si è poi scoperto che alla fine Sira è praticamente l'unico che si lava proprio sempre, 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 sempre con questa fottutissima spugna.
Niente ragazzi, spero che questo commentary vi sia piaciuto, che siate felici che appunto siamo tornati a fare anche dei video normali con dei gameplay di sottofondo. Niente, passate dal mio canale, da quello di Sira e da quello di Redentive, da quello di Tarn, quello che volete. Quasi è tutto, ci si becca ad un prossimo video. Mi raccomando, venite a seguirci in streaming stasera e probabilmente, non lo so, domani, non lo so adesso quando uscirà questo video. Bella! Il GTF ti ammazzati, ti gasparati. Quando arrivo devi farmi passare.